Taglino Test. Quello che avete appena sentito è una chiamata che ho ricevuto settimana scorsa da parte di uno scammer. Di solito io non rispondo mai agli scammer, ma questi erano parecchio insistenti. Molto insistenti. Si parla di qualcosa come una media di 5 telefonate al giorno, dal lunedì al venerdì, per più di 2 mesi. Questo che vedete qua a schermo è uno screenshot delle chiamate che ho ricevuto tra il 10 e il 13 di maggio. I giorni nel mezzo potete verificare che non ci sono chiamate perché era il weekend. E si sa, nel weekend la gente non si truffa. Si truffa solo in giorni feriali, fondamentalmente. Qualcuno però, diciamo, a questo punto potrebbe dirmi: ma perché non li blocchi? Beh, perché gli scammer non sono scemi, sono stupidi, ma non scemi. E non so se avete notato, perché comunque sì, ho dovuto blurare tutti i numeri, è che loro utilizzano un numero diverso. Come tra l'altro se apparissero da chiamate e se stessero chiamando da luoghi diversi. Liverpool, Manchester, Leeds, Londra. E questi sono solamente i luoghi che vedete in questi screenshot. E un'altra domanda che qualcuno mi potrebbe fare è: come fai a sapere che sono degli scammer? Beh, di solito, almeno qua nel Regno Unito, se qualcuno ti deve dire qualcosa al telefono e non ti trova o tu non puoi risponderci, cioè comunque loro non ti trovano al telefono, successivamente ti mandano un messaggio o un'email. Esempio, il mio dentista che mi ha chiamato l'altro giorno e io non potevo rispondere e mi ha mandato un SMS sul cellulare, a cui tra l'altro devo ancora rispondere. Vabbè, ma quella è un'altra storia. Un'altra domanda che mi potreste fare è: come faccio a sapere che sono gli stessi scammer che chiamano? Per questa risposta dovete attendere un pochino. Passiamo, diciamo, un altro quesito che mi potreste fare, che sarebbe: ma perché non hai già risposto prima e non li hai, per esempio, sfanculati? In realtà l'ho fatto, e non poche volte, l'ho fatto diverse volte. Ma alcune volte capitava che rispondevano e riagganciavano subito, cioè tipo aprivano e chiudevano subito. Altre volte, quando io manifestavo che non ero interessato, mi chiudevano il telefono in faccia senza che io magari potessi magari dirgli qualcosa. Erano, diciamo, che ne so, avevano fretta di passare alla prossima vittima. Che tra l'altro questa è una tipica tattica da scammer. E quindi quando poi ho deciso di voler fare un video per YouTube su questa faccenda, sono state tante settimane, diverse settimane che provo a registrare questa telefonata. Una volta mi chiamano mentre sto in un meeting, altre volte non ho il microfono, la camera pronta, altre volte sto guidando e altre volte, come vi dicevo poco fa, rispondo ma chiudono subito. Diciamo che non è stato facile incastrare i nostri impegni. Un giorno, mentre lavoravo da casa, mi sono preparato il microfono ed ero pronto a registrare. Perché, insomma, oramai ero arrivato a un punto in cui non era più una questione di se, cioè se chiamano, ma una questione di quando chiamano, perché chiamavano. E infatti, finalmente, sono riuscito a incastrare i miei impegni con questi simpaticoni. La telefonata che adesso andate ad ascoltare manca della parte iniziale, perché ho risposto e pensavo di far partire la registrazione immediatamente, ma nella confusione generale ho avuto difficoltà, mi sono un po' impappinato con le finestre, vabbè, capita. Tra l'altro, quando feci questa registrazione di questa telefonata non avevo questo microfono nuovo, cioè questo qua che mi sentite. E tra l'altro fatemi sapere nei commenti se vi piace, se la mia voce la sentite meglio. Quindi, essendo una sola conversazione audio, voglio dare degli avatar. Vabbè, per me stesso ci può stare. Ma quale avatar possiamo affibbiare al nostro scammer? Sappiamo che è un uomo, almeno dalla voce a me sembra un uomo, ma non vorrei utilizzare il volto di qualcuno che esiste veramente. Quindi lo vorrei, diciamo, deumanizzare un pochino. Essendo io, come vi dicevo nel mio video di venerdì, un gran fan di Star Trek,
Quale personaggio di Star Trek fa al caso mio? Voglio che sia un alieno di sesso maschile e che è famoso per dire tante bugie belle confezionate. E beh, non è stato difficile. Ho scelto Garak, personaggio ricorrente di Star Trek Deep Space Nine, misterioso e anche controverso. È un amico o un nemico? Beh, chi ha visto la serie sa che entrambe le definizioni per Garak sono appropriate. Ma basta parlare di Garak e andiamo ad ascoltare quello che ha da dirci. Ritornando a quello che dicevo prima, quello che vi siete perso all'inizio è una introduzione che ha fatto questo simpaticone in maniera piuttosto simpatica, dicendo qualcosa tipo: ehi, come va? Nella telefonata ascolterete che io sono molto nervoso e sicuramente lo percepirete. Non ero nervoso perché avevo in qualche modo paura, ma era un modo per me stesso per controllarmi e di evitare di perdere la brocca. E in qualche modo volevo contenermi, perché se perdi la brocca non potevo fare il video, perché poi ti riagganciano e poi mi tornavano a chiamare. Infatti vi consiglio di prestare particolarmente attenzione a come io concludo la telefonata, e anche quello ha un suo perché. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate un like sulla fiducia e iniziamo. I'm serving the regulators for the energy supply and the performance certificate. So we've been tasked by Ofgem. La Ofgem, o Office of Gas and Electricity Markets, è l'autorità di regolamentazione del mercato del gas e dell'elettricità qua nel Regno Unito. Il suo ruolo principale è proteggere gli interessi dei consumatori, promuovendo la concorrenza e regolando le compagnie di fornitura di gas ed elettricità. E ovviamente è un ottimo modo per il nostro scammers fingere che lavori per un'autorità così bella per incularti. E a questo punto lui dice: un mio vecchio indirizzo di casa, sto parlando di 3 case fa, insomma. Ma io non l'avevo ben capito, perché non so se avete capito dal rumore che faccio in sottofondo. Io lo sto ignorando. Questo dettaglio è importante per quello che viene dopo. No, I'm here. Great stuff. So we've been classified people and properties who have low energy efficiency rating of E and below. Mi deve ripetere qua tutta la trafila per dare credibilità al suo ruolo, ma proseguiamo. Below. Your property don't have an EPC certificate, hence the reason for my call. So just to see if you would qualify, are you the homeowner or are you renting? Before we get to that, I'm gonna give you my personal information. It would be great for me to know, where did you get my contact numbers? Because I don't think I have... We receive your information from an opt-in database for existing customers. So we've been tasked by Ofgem to find that people and properties that would qualify who have low energy efficiency ratings, as I just mentioned. Okay, and... That's the reason for my call. I understand. And this is basically the reason why I'm receiving, let's say, 5 calls a day for the last 3 months. Yes. Cioè, lo ammette con un'audacia che mi spiazza e mi lascia senza parole. Yes, because you have low energy efficiency ratings of E and below. How the reason why you're receiving. How do you know that my energy rating is E or below? Because you don't have an EPC certificate. So we can't say whether you have an E or you have a G or you have a, La E, la G e la F? E se avessi la cosa energetica che dici tu, F? No, per lui la F non c'è. C'è solamente uno yeah. E or you have a G or you have a, Okay, so if you say that my energy rating is E or below, can you tell me what's my home address? Mai sfidare uno scammer al suo gioco, perché quando io non prestavo attenzione lui in effetti me l'aveva detto.
loro dobbiamo stare molto attenti perché loro sono sempre un passo avanti. As I just mentioned, are you not there? Excuse me? You must have very, very ancient data. I've been living there for like 8 years. Okay, no worries, I'll make you take care, have a good day. Yeah, sorry, don't call. Sorry. Ora, non so voi, ma a me questo suono sembra che, insomma, stessi staccando il telefono, stessi aggaggiando. Inoltre, quando qualcuno ti dice ti auguro una buona giornata, per me, sta per chiudere, poi, non lo so. Are you still there? Yeah. Ah, excellent, because I thought you were about to shut the phone and to hang up. No, I can't do that. How can I do that? Come fai a chiudere il telefono? Magari chiediamo a Kabila May di farti un tutorial su come si chiude il telefono. Ah. I'm not so rude, you know, you just shut the phone on someone. Oh, okay, that's great. Because it would be great for me, because as I said, I've received at least five phone calls a day. If yes, you can remove my data from your records. Okay, no worry, I'll note that down. I'll put your name on it. Do not call it. Non è esattamente quello che gli avevo chiesto, ma è comunque una vittoria. I'll put your name on it. Do not call it. Thanks again. Cheers. Bye bye. That sounds amazing. Bye. Bye. Ma non mi sugare il pirito! E ovviamente, come avete visto, l'atto di scaricare la tensione lanciando il cellulare, perché io l'ho lanciato veramente su questo tavolo, era perché in quella telefonata io mi sono molto trattenuto da non perdere la brocca, cioè gli ho detto devo stare calmo. Ma se avessi perso la brocca non avrei risolto il telefono, cioè il problema, scusate, cioè quello di ricevere 5 telefonate al giorno. Qualcun altro, infatti, nel suo call center di merda avrebbe visto il mio numero e mi avrebbe richiamato. E quindi qua arriva il domandone. Ho risolto il mio problema? Almeno con questi qua sì, perché hanno smesso di sfrantumarmi le palle. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!